Ma buon salve a tutti! Oggi sono tornato con un video che non facevo da tanto tempo, da non so quanti anni ormai. L'avevo un po' accantonato perché non aggiornavano più di tanto questo sito e stiamo parlando dei siti più inutili dell'internet. Praticamente questa pagina dove cliccando questo tasto puoi entrare in siti inutili o particolari dell'internet. Ho visto che l'hanno aggiornato e hanno inserito nuove chicche, nuove robe da provare. E che fanno? La provi? E certo che la provi, ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale e di seguirmi su tutti i social, vi lascio il tag qui mi raccomando e fatelo, perché sennò vi vengo a trovare sotto casa, sia chiaro, please, vediamo dove ci manda. Ok, non ho capito che devo fare, devo cliccare semplicemente dei quadrati. Ok, è un sito per passare la noia, anche se molte volte... Ma perché va indietro? Vabbè, non arriverò mai ai 100, sono sicuro. Già siamo a 30 secondi, sono ancora a 20. Sì, vabbè, ma mi ha già fatto venire il nervoso. Altro che checking racing, qua non riesco a fare manco la metà della metà della metà. Next, vediamo cosa c'è. Oh, un player musicale binario, questo mi piace. Vediamo un po'. Figata! Figata sta roba! È così stupendo che lo puoi campionare per fare una musica di videogiochi. Cioè, ci sta benissimo. Ricorda molto quelle musiche stile Game Boy. Cioè, stile un po' retro. E il bello che puoi anche customizzare le note, che non faremo, ovviamente, perché a noi ci piace la pappa pronta, tipo questa. Cioè, è stupenda! È un'opera d'arte questa! Adoro! Semplicemente musiche fatte con 0 e con 1. Genio colui che l'ha creato, davvero. Wow, questo non me l'aspettavo. Mi aspettavo uno dei siti no sense, non queste robe che hanno molto senso. Ok, cioè cliccando a caso faccio questa opera d'arte. Cioè c'è gente che ci ha fatto i quadri su sta roba. Che figata è! Cioè se qualcuno è bravo può crearsi veramente un bel quadro da appendere sulla propria parete. È stupendo! Anche se, dai, io sto cliccando a caso perché non ho sbatti di cliccare, ma ok. Ah, vabbè. Questo è classico, il dito che ti manda a fanculo. Questo lo hanno praticamente levato. Mi ricordo quando lo scoprì ai tempi, mamma mia. Sito che è sempre utile in alcuni casi. Provare per credere. Vai, andiamo ai veri siti. Ecco, tipo questo. Beh, non so se è ottimo usare questo QR code. Non so, tipo uscire un virus come un sito da non aprire. E io non lo farei. Però è bello che simula tipo... Non so se avete presente nei DVD player quando usciva il DVD che rimbalzava da un lato a un altro. Casualmente sullo schermo. Ricorda molto quello, però con il QR code. Anche se adesso sono un po' curioso di vedere cosa c'è dietro quel QR code. Se qualcuno l'ha fatto, mi mandi lo screen sui social, perché voglio sapere cosa c'è lì dietro. Bene, potrei stare ore e ore a vedere questo schermo ed è molto rilassante, ma abbiamo un content da mandare avanti. Next! Una volta c'era l'audio su sto sito. Vabbè, vecchi ricordi. Ma che figata! No, vabbè, che figata è sto sito. Il cane sembra un po' il Buddha in poche parole, ma ti mette una tranquillità, una calma unica. E ovunque sposto il mouse si sposta anche l'immagine. Cioè questa lo metti, che ne so, su un televisore come sfondo, è una tranquillità unica. Devo dire che si sono molto ingegnati ultimamente sui siti che ti creano tranquillità. Ma noi vogliamo i siti, quelli trash, quelli belli. Ah vabbè, questo è quello del verme che lo conosciamo a memoria. Sapreste dirmi cosa succede? Succede proprio questo. Se muovo il mouse in maniera veloce, guardate un po' cosa succede. Sì, ma l'audio è andato a puttane. Non so che cavolo è successo. Forse negli ultimi aggiornamenti hanno rimosso l'audio. Mi ricordavo ci fosse un audio qua. Un audio davvero particolare, ecco. Mi dispiace che molti siti siano un po' privi di audio, perché erano proprio gli audio che rendevano top. Ah, vabbè, sto sito famosissimo, dove potevi dare uno schiaffo a sto tizio. Oh, in poche parole, in questo sito rompiamo il muro. Sarei ore e ore a rompere il muro. Figata! Che bello vedere tutti sti colori cambiare. Cioè, ovunque clicco posso spaccare un pezzo di muro. Figata. Toppadoro. Questo sarà il mio sito preferito. Ci perdo le ore. Sicuro ci perdo le ore a cliccare. Spero ci sia una fine prima o poi. Secondo me non c'è una fine. È infinito questo sito. Ma è bello per quello. Next. Ah, sto sito manco esiste più in poche parole. Ah no? Che cacchio è? No, vabbè.
macchie di inchiostro. Cioè, praticamente con il puntatore del mouse posso sporcare lo schermo di inchiostro. Figate, tipo se lo lascio fermo su un punto, l'inchiostro dovrebbe aumentare. Sì, ma c'è un... posso cambiare anche colore? Non ci credo. Cliccando si cambia colore. Cioè, questo è il nuovo modo di fare le opere d'arte astratte. Posso scrinnare questo schermo, stamparmelo, vendermelo e farmi big money. Possiamo diventare tutti artisti con sti siti. Devo dire, veramente, si sono ingegnati tanto ultimamente. No, pensavo fosse un sito vuoto, perché vedevo il nome del sito e mi usciva semplicemente un link. Di solito esce quando i siti non sono completi, però non mi aspettavo questo. Ok, uno sfondo pieno di corn dog. Va bene, è un sito inutile, quindi sappiamo l'utilità di questo sito qual è. È semplicemente uno sfondo animato di corn dog. Tutto qua. Ok, che cavolo è sto sito? Ci hanno creato un libro, come parlare al tuo gatto sulle armi di protezione, una roba del genere. Perché vendono dei libri? Dei libri particolari, ecco. Vabbè, non mi faccio domande. Vorrei comprare questi libri solo per capire che cavolo dicono. Tipo, questo è bello, fare gli origami con la carta del cesso. Quando non sai cosa fare nel cesso, ti metti a fare origami, sai che bello. Cosa la tua cacca dice di te? Cosa potrebbe dire di me? Sì che c'è uno studio dietro in base a cosa noi mangiamo, ma non credo che un libro ci spieghi cosa la cacca dice di noi. Ecco la realtà che nascondono gli gnomi da giardino, ci attaccano la notte. Questo è un libro complottista. Che libri strani ci sono. Spero che qualcuno di voi non me lo compri mai un libro del genere. Ok, è un cavallo scritto con caratteri della tastiera. Ma quanto cavolo è giga enorme. Cioè, le zampe enormi sto cavallo. Ma che hanno fatto un wall text con le zampe di cavallo? Ma c'è una... non ha una fine. Non ha una fine. Sto scorrendo. Che ho messo lo scorrimento automatico. È infinito questo sito. Come trollare la gente? Mandateli questo sito. Questo è bello. Tipo con gli emoji anni 90. Il cursore anni 90. Che figata è. Ah, bello. Potevi mettere il delay su Windows XP e avere 3000 puntatori che ti inseguono. Questa era bellissima. Anche se è una certa ti mandava in tilt il cervello. Che cavolo è questo? Vabbè, è un cerchio che ci segue. Con le faccine ha vinto tutto. Sarebbe bello se ci fosse stato proprio un'estensione di Chrome con questa roba, che tipo ovunque puntavi il mouse ti apparivano le faccine. E hanno 3000 effetti. Ah no, sembrava strano. Però quello dell'arcobaleno non è malvagio. Anche se adoro più quello delle faccine. Ok, non ho fatto nulla perché sono divisi. Ah, cioè in base a dove metto il mouse i cerchi si dividono a loro volta. Diventa tipo... il loop infinito più infinito. Che è una cosa che non ha mai fine. Ah no? C'è un disegno dietro, mi sa. Cioè, non perché hanno questo colore. Creano i pixel, in poche parole, questi cerchi sempre più piccoli. E tipo adesso stanno creando un'immagine di due koala. Solo che non ho sbatti di completarla tutta. Io pensavo fosse tipo una cosa se si creavano cerchi sempre più piccoli. Ma non sapevo che dietro ci fosse un'immagine. Questo è figo. Dovrebbero crearla una cosa più che virtuale in real life del genere. Tipo, invece delle solite calamite noiose, una roba dove puoi creare l'immagine. Questa la provo, anche se ci metto un bel po' a creare l'immagine. L'importante è che abbiamo capito che sono due koala. Ma clicca per il suo. Ma che de... ovunque passo col mouse ci escono fuori dei simboli, delle cose legate alla natura, ecco. Ma che ca... ma sta gente che crea sti siti, che cavolo c'è in quella testa? Fuori dal normale. Cioè, perdono pure tempo a creare tutti sti siti, perché dietro ci sono tutti i codici. Cioè, non è semplice. Quindi tu dici, ma perché una persona deve perdere tempo a creare siti del genere? Perché è figo. Ah, dei gatti salterini. Questo mi piace. Però posso anche fare questo. Una pioggia di gatti. Con un suono che mi ha sturato le orecchie, c'è da dire. Ah, ma i gatti li posso prendere. Posso far saltare i gatti. Figata. Meglio la pioggia di gatti. Peccato che i gatti sono pochi. Pensavo che nella pioggia tipo si riempisse tutto lo schermo. È carino vedere gatti che saltellano. Non mi faccio altre domande su questi siti, perché ripeto, sono siti inutili. Non a caso adoro questo, il sito con cui puoi falsificare l'hacking. Vai, starta, hackerami tutto. Ah, io scrivendo a caso, praticamente, creo dei codici. Figata, posso fare finta di essere un hacker. Ah, adoro, sto hackerando il sistema. Sono diventato uno dell'Anonymous. Vi sto hackerando tutti. Che però non so, vorrei copiare questi codici e convertirli, cioè renderli in qualche modo leggibili, per vedere cosa nascondono dietro. Vai, hackeriamo tutti. Preparati, hackerino! Ci stanno tracciando, stacca!
Va bene, il sito è praticamente questo, scrivere a caso e nulla, generare codici a caso che chissà cosa nasconde dietro. Io ho scritto Ctrl T, nuovo prank. What the fuck? Faccio una ricerca così easy. Questo è molto utile per chi fa le ricerche ancora a scuola. Basta tradurli semplicemente poi in italiano e il gioco è fatto, altro che Wikipedia. Che dire, signori, che dire? Questi siti ci regalano tante belle cose. Mamma mia, adoro. Spero che creano sempre più nuovi siti inutili, perché adoro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social, vi lascio il tag, mi raccomando, fatelo. E detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video, sperando che non sia inutile.